Raccontiamo anche qualche cosa di simpatico, perché ne avete combinate voi due insieme. Sì, abbiamo combinato tante cose. Contale te però. No, io racconto, io non me lo ricordo tutte. No, te ricordi. Alla notte, capito, facevamo qualche scherzetto, però al tempo della mezz'ora di riposo. Quando era concesso, diciamo. Sì, la mezz'ora che noi eravamo, che facevamo pausa, allora lì c'era un po' di scherzi, un po' di cose così. Una sì. Volta mi ricordo che lui stava sulla macchina a lavorare, allora dico, ho pensato, dico, aspetta un attimo, ho preso un secchio d'acqua e poi sono andato sopra il capannone. Sulla finestra. Sopra la finestra, e poi l'ho buttato giù. Quello il capannone è me, Tutto bagnato. E come l'ha presa? L'ha presa male. Io dopo sono stato fermo, questo ha preso la pala e ha cominciato a correre dietro la fabbrica. Una notte stavo a cucinare del pesce fritto fuori e mangiavo il pesce mezz'ora. Alla mattina arriva Domenico, alle 6 viene e dice, Peppe, cosa hai fatto stanotte? No, ma sempre una frittura di pesce. Ah, Domenico, abbiamo cotto di qua di fuori un po' di pesce. Ha detto, era buono? Dico, sì, era buono. D'estate perché all'aperto si stava bene a notte. All'estate. Ha chiesto solo se fosse buono il pesce. Sì, ha detto buono perché... Sì, con l'imporchetta se portavamo su portava una cosa, uno portava il vino uno portava vino a fiumi, immagino vino tanto capirai, non tanto.